Ben ritrovati in nuova edizione del TV giornale di Telestense, ovviamente molto spazio lo dedicheremo anche in questo appuntamento al risultato delle elezioni regionali. Sentiremo intanto le prime dichiarazioni del neo presidente De Pascale, ma sentiremo anche il commento di Elena Ugolini appunto dopo il risultato di questa tornata. E poi parleremo e vi anticiperemo anche i dettagli su quelli che sono gli eletti nel Ferrarese appunto da queste regionali. Ma parleremo anche di sanità, in particolare di uno sciopero il 20 novembre, appello. Ad una riforma condivisa e poi ancora la cronaca non rispetta i domiciliari, arrestato 32enne a Copparo. Torneremo a occuparci di EIMA 2024. Quindi andremo a Bologna, successo per l'innovazione e le tecnologie digitali e poi vi racconteremo di un caso curioso, quello di Tommaso, un tredicenne premiato dalla CNA per spirito imprenditoriale. Sentiremo un'intervista che racconta tutto questo. Ci occuperemo anche di biciclette di viabilità, c'è la protesta di FIAB Ferrara contro il nuovo codice della strada e poi un omaggio. Di alcuni artisti estensi a Roberto Pazzi, chiamato Dal verso al segno. Questo è l'altro il nostro TV giornale, ma cominciamo subito dunque dai risultati elettorali di queste regionali. Cominciamo appunto dal risultato della regione eh, Emilia-Romagna ehm, nel suo totale. Appunto, Michele De Pascale vince appunto come abbiamo già più volte evidenziato eh, questa tornata elettorale con 922.150 voti pari al 56,77%. Elena Ugolini, dal centrodestra invece, ottiene. 650.000 voti 935 con il 40,07%, Federico Serra 31.483 voti pari all'1,94% e Luca Teodori 19.831 voti pari all'1,22%. Questo a livello regionale, ma vediamo come sono stati i risultati in provincia di Ferrara, in questo caso la forbice è molto più stretta, dato che Michele De Pascale vince, ma vince appunto di pochi voti di differenza rispetto a Ugorini, esattamente De Pascale 58.000. 147 voti pari al 48,77%, Elena Ugolini 57.533 pari al 48,25%. Ricordiamo poi che Luca Teodori ha ottenuto 1848 voti, pari all'1,55% e Federico Serra 1711 voti, pari all'1,43%. Situazione diversa invece per quello che riguarda il comune di Ferrara, dove invece in questo caso è più netta la vittoria di De Pascale che ottiene 26.816 voti con il 54 e 17%, Elena Ugolini ottiene 21.160 voti con il 42,74%, Luca Teodori 790 voti con 1,60% e Federico Serra 740 voti con 1,49%. Questo dunque nel comune di Ferrara i risultati, appunto i numeri che hanno caratterizzato queste elezioni regionali. Ma entriamo nel vivo sentendo le prime dichiarazioni di Michele De Pascale, appunto nuovo Presidente della Regione, sentiamo quello che ha dichiarato e quelle che saranno le priorità. Del suo mandato? Allora ci sono tre elementi, innanzitutto i valori. Noi abbiamo, penso, saputo incarnare i due principali valori di questa terra che sono il lavoro e la solidarietà. Poi c'è l'orgoglio degli Emiliano Romagnoli non solo per l'istituzione Emilia Romagna ma per quell'insieme di istituzioni, associazioni, pubblico, privato che c'è in questa terra, che lavora insieme e che è oggettivamente una delle esperienze di governo più avanzate d'Italia, d'Europa e poi anche, credo, un apprezzamento per una campagna elettorale che non ha negato i problemi. Li ha chiamati per nome, uno per uno, ha proposto soluzioni, si è approcciati in maniera onesta, umile, concreta e quindi il mix di queste tre cose penso ci abbia risultato un risultato ha donato un risultato molto molto lusinghiero che ora dobbiamo onorare ogni giorno. Allora io spero che già nei prossimi giorni ci si possa incontrare con Giorgia Meloni e sul tema della gestione degli eventi alluvionali si possa seglare un patto repubblicano. Basta speculazioni, basta notizie false, basta polemiche quotidiane. Collaborazione, lavoro di squadra, serve un grande piano di opere per mettere in sicurezza il territorio, bisogna semplificare le procedure di indennizzo. Io diciamo, ho sempre pensato che le elezioni regionali fossero uno degli elementi di questo scontro, ora sono passate, dobbiamo lavorare insieme. Lavorare per riconquistare l'astensionismo. Sono queste alcune delle prime dichiarazioni di Elena Ugolini, appunto che è stata candidata per il centrodestra alle ultime regionali. Vediamo. A poche ore dal risultato elettorale, la candidata di centrodestra, Elena Ugolini, ha ringraziato coloro che l'hanno supportata in questa sfida. In questi mesi ho incontrato migliaia di persone, ci siamo focalizzati su temi decisivi per il futuro delle nostre famiglie, dei più fragili e dello sviluppo. E sarà su questo che continuerò a lavorare nei prossimi cinque anni, ha dichiarato. Il risultato ci dice molte cose. Innanzitutto, che toccherà a Michele De Pascale guidare la regione e gli ho fatto i complimenti per la sua netta vittoria. Ci dice anche che c'è un 54% dei cittadini che non è andato a votare. È il più grande partito della nostra regione. Dobbiamo impegnarci a riportare le persone alla politica intesa come servizio. Infine, voglio dire che oggi non finisce il nostro percorso. Inizia per tutto quello che è nato e che abbiamo costruito in questi mesi, ha concluso L'Augolini nel discorso Dopo gli Scrutini. Queste dunque le dichiarazioni dei due principali candidati, ma a questo punto vediamo quali sono i consiglieri eletti alle regionali inerenti alla provincia di Ferrara. Sono tre gli esponenti politici ferraresi eletti in regione, due del Partito Democratico e uno di Fratelli d'Italia. Secondo le preferenze espresse dai votanti, ad accedere al prossimo consiglio regionale sarebbero Paolo Calvano e Marcella Zappaterra del Partito Democratico, che hanno ottenuto rispettivamente 5.628 e 5.561 voti, e Alessandro Balboni di Fratelli d'Italia, con 4.068 voti. Calvano, tuttavia, potrebbe essere assessore alla prossima giunta De Pascale, facendo subentrare Carlotta Gaiani, che ha ottenuto 4.210 preferenze. Alessandro Balboni, invece, dovrà scegliere se mantenere la carica di vice sindaco di Ferrara o di accedere in regione come consigliere. In caso di rinuncia potrebbe accedere al suo posto Fausto Giannella, candidato di Goro, che ha totalizzato 1631 voti. Complessivamente l'assemblea legislativa sarà formata, oltre che da De Pascale e Ugolini, da 27 consiglieri del Partito Democratico, 11 di Fratelli d'Italia, 3 di Verdi e Sinistra, 2 di Forza Italia, 2 della Civica di De Pascale, 1 del Movimento 5 Stelle, 1 della Lega e 1 della Civica di Ugolini. Adesso che abbiamo argomento perché ci sono state svastiche e insulti contro la CGL, messaggi offensivi e una svastica sono apparsi infatti sui muri di uno spogliatoio dell'azienda ospedaliera con scritte come CGL Lebra e simboli nazisti. La CGL ha condannato con fermezza l'episodio, definendolo un atto vile e premeditato volto a minacciare e intimidire il sindacato e i suoi iscritti. Secondo il sindacato, questi atti non solo rappresentano un'offesa a chi lavora per tutelare i diritti stessi dei lavoratori, ma tentano di minare la libertà democratica di rappresentanza. Non ci faremo intimidire, afferma la funzione pubblica della CGL, continueremo con determinazione a lottare per i diritti di tutti i lavoratori senza cedere a minacce o violenze. La presenza della svastica accanto ai messaggi spiegano è un segnale di odio che non appartiene al dibattito democratico e civile e rischia di alimentare paura e divisioni. Il sindacato ribadisce il proprio impegno a proseguire nella tutela dei lavoratori opponendosi a ogni forma di intimidazione. E intanto parliamo proprio di sanità adesso. In sciopero martedì, quindi il 20 novembre, eh, medici e infermieri italiani incroceranno le braccia per uno sciopero nazionale proclamato dai principali sindacati del settore. La protesta mira a denunciare gli insufficienti aumenti salariali previsti dalla legge di bilancio. Nonostante i servizi di emergenza siano garantiti, molte visite e attività ambulatoriali potrebbero subire delle sospensioni, e l'appello dei sindacati è quello di una riforma condivisa del sistema sanitario nazionale. Tutto questo, dunque. Mercoledì 20 novembre, ma sentiamo il servizio. Medici, infermieri, dirigenti sanitari e professionisti della sanità scenderanno in sciopero il 20 novembre per denunciare lo stato critico del servizio sanitario nazionale e per chiedere interventi strutturali. Lo sciopero è una scelta estrema ma necessaria, dichiarano i leader sindacali di Anao Assomed, Cimo Fesmed e Nursing App, che puntano il dito contro finanziamenti insufficienti, carenze di personale e condizioni di lavoro sempre più insostenibili. Tra le richieste un piano straordinario di assunzioni, la defiscalizzazione delle indennità, il rispetto dei contratti e il riconoscimento della dignità professionale. I giovani fuggono all'estero, mentre qui si lavora sotto una pressione continua, con rischi di denunce, aggressioni e turni insostenibili, sottolineano i sindacati della sanità. L'appello è rivolto a tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione affinché collaborino per disegnare il servizio sanitario nazionale del futuro, con una visione a lungo termine che rimetta al centro i professionisti della sanità, sottolineano i sindacati. Perché il nostro sciopero concludono è anche per i cittadini, affinché possano contare su una sanità pubblica efficiente e su professionisti motivati. E torniamo sulla cronaca, un 32enne di Copparo già sottoposto agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre per reati contro il patrimonio commessi a Ferrara è stato arrestato e trasferito in carcere dai carabinieri su ordine del Tribunale di Ferrara. L'uomo agli arresti domiciliari dal settembre scorso in attesa di processo si era reso protagonista di numerose violazioni della misura cautelare. Durante i controlli dei militari erano emerse le segnalazioni disperate della madre, vittima dell'aggressività del figlio che abusava di alcol e rifiutava le cure necessarie per la sua condizione medica. In più occasioni l'uomo aveva adottato atteggiamenti minacciosi anche verso i carabinieri e in alcune circostanze era stato sorpreso fuori dall'abitazione in violazione delle restrizioni. Alla luce delle ripetute infrazioni e del comportamento pericoloso, i militari hanno richiesto un aggravamento della misura cautelare ottenendo dal tribunale il trasferimento del 32enne in carcere. L'arresto è stato eseguito nella serata di lunedì e l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Ferrara. E adesso invece cambiamo argomento. Con più di 150 conferenze, moltissime anteprime tecnologiche con la presenza di università, centri di ricerca e istituzioni, EIMA 2024 ha dato ampio spazio alle tecnologie digitali per parlare delle applicazioni di intelligenza artificiale e big data per la gestione agricola e industriale. E tra gli appuntamenti anche quelli che sono tenuti sulla terrazza digitale. Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata di Con i Piedi per Terra, oggi non da su tre estense e visibile sul nostro canale YouTube, ma a questo punto ne vediamo. Un estratto. La terrazza digitale Adeima 2024 per parlare di sfide che non sono poi così tanto lontano, sono già presenti. Sì, questo spazio nuovo nasce dall'idea di voler approfondire dei temi che riguardano l'agricoltura digitale che ormai è già sui nostri campi. Stiamo parlando in questi giorni, già del, primo, del primissimo giorno di fiera, di quanto importante sia la formazione, sia per gli utilizzatori sia per i costruttori di meccanizzazione agricola. E questo spazio mira a fare questo: a fare un po' di formazione. Chiaramente il tempo a disposizione in fiera non è quello eh, diciamo necessario per imparare cose nuove, ma quantomeno per dare degli spunti di riflessione sulle nuove tecnologie come la robotica, l'intelligenza artificiale, l'interoperabilità dei dati, insomma sono tanti i temi che andremo a trattare in questi quattro giorni di eventi che si succederanno qua alla Digital Terrace. Che cosa deve emergere o meglio, per essere soddisfatti del vostro operato, che cosa dovreste raccogliere dopo alla fine, alla conclusione di questi incontri? Spero della consapevolezza ulteriore di quanto importanti siano le tecnologie digitali per raggiungere gli obiettivi globali che ormai abbiamo davanti. Parliamo di sostenibilità, di tutto ciò che ben sappiamo, conservazione delle risorse idriche. Ma a me piace anche sempre pensare all'agricoltore, cioè non alle sfide globali che riguardano tutti, ma alla vita dell'agricoltore, a renderla più attrattiva, più semplice, più sicura, insomma, una qualità della vita migliore. Quindi se. Uscendo da qua, c'è la consapevolezza che queste tecnologie, pur se complicate, aiuteranno l'agricoltore a vivere meglio, direi che abbiamo vinto. La robotica agricola è diventata una realtà importante negli ultimi 15 anni, trasformandosi in un settore sempre più dinamico. Oggi assistiamo alla crescita di numerosi produttori e aziende specializzate che lavorano per rispondere alle esigenze emergenti dell'agricoltura, particolarmente dovute alla carenza di manodopera, problema che si fa sempre più sentire, e alle sfide ambientali. Sempre più robot vengono sviluppati per svolgere compiti come la lavorazione del terreno, il diserbo meccanico e la precisione nelle attività agricole. Si stanno anche progettando robot capaci di raccogliere i dati e procedere alla raccolta dei prodotti, un aspetto sempre più rilevante per l'ottimizzazione della produzione agricola. Queste innovazioni, per quanto ancora poco conosciute dal grande pubblico, sono già operative in campo. Un esempio significativo è rappresentato dal FIRA, Forum internazionale della robotica agricola, evento dove queste tecnologie vengono dimostrate sul campo, mostrando il potenziale di queste soluzioni robotiche nel settore agricolo. Adesso vi parliamo di una bella iniziativa per i prossimi giorni. Saranno piantati l'uno accanto all'altro la Quercia e il Tiglio che giovedì eh, 21 novembre alle 10.30 saranno messi a dimora nell'area verde comunale del grande bosco diffuso di Ferrara tra via Marconi e via Michelini in occasione della giornata nazionale degli alberi. L'iniziativa rientra nell'ambito dell'attività di rieducazione e reinserimento lavorativo di persone sottoposte a misure di detenzione con il coinvolgimento della direzione della casa circondariale di Ferrara e di una serie di associazioni di volontariato del territorio nell'ambito del patto sottoscritto con il comune di Ferrara per la gestione di quell'area verde. Quindi l'appuntamento, ripetiamo ancora, giovedì 21 novembre, ore 10.30 presso il Grande Bosco Diffuso tra via Marconi e via Michelini e ora invece ci spostiamo a Bondeno per il riconoscimento piccole scintille di CNA riservato a giovanissimi aspiranti imprenditori ad essere premiato è stato Tommaso Ramponi 13 anni, iscritto al primo anno della scuola superiore per il suo progetto di un centro di pet therapy e papi yoga il primo requisito per la buona riuscita di un progetto imprenditoriale è rispondere a un bisogno diffuso ed ispirare fiducia ai potenziali clienti spiega il direttivo di CNA dell'Alto Ferrarese riunitosi giovedì scorso a Bondeno e che ha deciso di conferirgli questo riconoscimento. E allora sentiamo il giovanissimo Tommaso accompagnato dalla mamma che parla già da imprenditore navigato. Volevo creare un progetto per tutte quelle famiglie che hanno un, in casa oppure anche in famiglia una persona con problemi che possono essere fisici o anche psicologici e volevo creare proprio una stazione di pet therapy e puppy yoga pet therapy proprio per migliorare le situazioni del ragazzo o della ragazza e di puppy yoga per tutte quelle persone che hanno bisogno di rilassarsi durante la giornata e il mio progetto consiste proprio nel creare un, un ambiente piacevole per la persona mi ha ispirato proprio CNA, che è venuto a scuola a presentarci il progetto Scintille. Eh, ce l'ha presentato proprio Claudia, ed è da lì che. Mi è, subito, mi è subito piaciuto come, come CNA poteva aiutare le persone come me che volevano realizzare un progetto di questo tipo e allora mi sono recato subito qua e ho, no, e ho chiesto no, proprio a Cravo delle informazioni su come certo realizzare il progetto mio progetto. Mi piace molto creare, creare questi progetti ma proprio anche dei, dei luoghi come questo ci dovrò pensare in futuro anche con la scuola. Sono molto contento di questo premio perché... Non lo danno a tutti, ci si bisogna impegnare perché c'è un grande lavoro dietro, non è, non è facile arrivare a questo punto. E allora complimenti al piccolo Tommaso adesso invece un altro appuntamento perché sarà dedicata all'antica chiesa di Santa Maria dei Servi a Ferrara e in particolare alle recenti scoperte dei suoi dipinti d'altare la conferenza di Roberto Cara in programma questo mercoledì 20 novembre alle 17 in Salagnelli della Biblioteca Comunale Ariostea in via Scienze 17 a Ferrara l'incontro a cura dell'associazione Ferrari d'Ecus ETS sarà introdotto da Maria Lucia Menegatti e potrà essere seguito anche in diretta video sul canale YouTube Archibiblio web. E ora parliamo delle proteste contro la modifica del Codice della Strada che sono svolte in tutta Italia domenica 17 novembre in occasione della giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, proteste che continuano anche in questi giorni alla vigilia dell'approvazione della riforma in Senato. A protestare sono le associazioni italiane dei familiari delle vittime della strada insieme alle associazioni ambientaliste e per la mobilità sostenibile e alle organizzazioni sindacali. Fra queste c'è anche la FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che a Ferrara ha incontrato il prefetto per consegnargli una lettera da inviare al presidente Mattarella. Sentiamo. Un incontro con il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello per discutere la riforma del codice della strada in concomitanza con la campagna nazionale Stop al nuovo codice della strage. È quello che alcuni componenti di Fiat di Ferrara hanno avuto a Palazzo Giulio d'Este per ribadire quanto l'associazione sia fortemente critica verso la riforma voluta dal governo. Una riforma che, secondo la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, favorisce i veicoli a motore, responsabili della maggior parte degli incidenti e delle vittime, limitando l'uso di autovelox e la realizzazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile. Per FIAB sarà in pratica più difficile realizzare aree pedonali, piste, e corsie ciclabili, zone a traffico limitato e a bassa emissione e sarà di molto limitata l'azione dei sindaci che vengono sottoposti a decreti ministeriali. In termini economici, FIAB denuncia inoltre la riduzione dei fondi per la sicurezza: 4 milioni e 600 mila euro in meno sulla ciclabilità urbana, 47 milioni di euro in meno sul cicloturismo, con quasi 32 milioni di euro in meno e con nessun finanziamento per il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2030. Durante l'incontro a Palazzo Giulio d'Este, FIAB ha consegnato una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Mattarella e sottolineato iniziative locali per la prevenzione come i progetti educativi nelle scuole e con il Prefetto che si è impegnato a trasmettere la documentazione ai ministeri competenti. E premo di un altro importante appuntamento perché questo mercoledì 20 novembre alle 17 in residenza municipale in sala del plebiscito e sala dell'Albo Pretorio si l'inaugurazione della mostra dal verso al segno omaggio di artisti estensi a Roberto Pazzi, organizzata dall'Associazione Culturale Ferrara Pro Art in collaborazione con il Comune di Ferrara. La visita alla mostra sarà preceduta da una conferenza di presentazione in sala degli arazzi. Interverranno Marco Gulinelli, assessore alla cultura del Comune di Ferrara e Riccardo Roversi, giornalista. Editore dell'associazione ProArt. La mostra sarà visitabile dal 21 novembre al 16 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17. E ricordiamo anche che martedì 26 novembre alle 16 in Sala della Rengo si terrà la conferenza di presentazione del testo poetico di Roberto Pazzi, tenuta dal professor Alberto Bertoni dell'Università di Bologna. Questo e altro lo trovate come sempre sul nostro sito trestensio.it e sui nostri canali social, per cui come sempre grazie per averci seguito, l'appuntamento è rinnovato alla prossima edizione.